Inaugurata a San Domenico Maggiore una grande esposizione di antichi pastori da presepe con materiali di pregio che hanno tutti una singolare caratteristica. Provengono dal sequestro di beni artistici eseguito dai carabinieri di Napoli col coordinamento della Procura di Isernia. È molto bello che questo progetto che nasce da lontano insieme con la Curia, con il giudice Ricciardi, con il giudice Lemi, con associazioni che hanno lavorato a tutto questo, insieme con il Comune naturalmente, è un lungo progetto che parte da lontano, oggi possa essere qui in mostra e possa essere esposto anche alla collettività. L'idea è quello che possa diventare anche prossimamente un museo permanente, un'esposizione, perché qui non sono esposti tutti i pezzi che sono in dotazione al momento per questa collezione e la rassegna, ma ce ne sono ancora altri anche ad altezza, come dire, in scala anche del corpo umano che dovranno essere poi, potranno trovare ulteriore esposizione all'interno di una prossima mostra. Organizzata dalla Fondazione Sant'Alfonso Maria de Liguori nella sala del refettorio, la mostra include anche le 10 scene degli antichi mestieri della collezione Rogiosi e la natività della collezione Alemi. A presentare l'esposizione, fra gli altri, il sostituto procuratore Ugo Ricciardi, fondatore del Museo Permanente del Presepe Napoletano. Un'iniziativa molto bella che vede tante persone e tante istituzioni, un messaggio forte di tradizioni, di arte, di cultura, ma anche di legalità. È una delle tante belle mostre presepiali che in questi giorni si stanno inaugurando per il Natale a Napoli. Avere questa mostra qui nel cuore del centro antico e averla di questo livello, con questo messaggio e anche con veramente la straordinaria fattura di questi pastori e questo bel allestimento, è anche un modo per dire. Di fruire del tempo dei pastori, anche di San Gregorio Armeno, in modo intelligente, distribuendosi meglio sul territorio senza affollare troppo tutti insieme lo stesso punto del centro antico. Quindi qui possiamo considerarla come quasi una sorta di preparazione alla visita, potendo approfondire gli aspetti culturali e sociali di questo grande fatto nato nelle case aristocratiche e diventato così popolare, perché non dimentichiamoci mai che il presepe è soprattutto intorno alla natività una scena inclusiva e non discriminatoria. La mostra potrà essere visitata fino al 6 gennaio.